Il genio del male. In diretta dalla fortezza di Maximus vi presento Evil Idol. I malvagi che riusciranno a distruggere Atomic Betty si aggiudicheranno il titolo di genio del male. Ed ecco i nostri giurati, Minimus e Maximus. Il vincitore non sarà soltanto nominato genio del male, ma riceverà la galassia di Omnistratos come premio finale. E il gioco in scatola. È in arrivo il primo concorrente. È tutto cervello e niente cuore. Dottor Cerebro! Eliminerò Atomic Betty utilizzando il mio nuovo gioiello, il missile a rimbalzo. Il missile scaglierà l'arpione sul pianeta A, poi rimbalzerà sul B, ancora sul C, e infine aggancerà la navicella di Atomic Betty per poi portarla tra le mie grinfie. Oh, oh, che genio! Un super genio! Niente a che vedere con voi, capo. La torta di vermi in gelatina non deve essere toccata. Nessun tipo di movimento, mi sono spiegato? Oh cielo! E se la toccassero degli arpioni? Sarà meglio chiamare il capitano. Si tratta di un dosaglassa. È una mia invenzione, sapete? Il nuovo strumento per decorare i dolci. Ho bisogno che tu ti occupi di Betty mentre noi prepariamo la sua festa a sorpresa. Oh no, aiuto, sta già arrivando! Tranquilla, ho io qualcosa che la terrà occupata. Questa la indosso da anni ormai. Se ti trovi nei guai o se senti di avere bisogno della tua vecchia nonna, grida il mio nome e io ti sentirò. Così sarà ancora più speciale. Nonna, ti posso fare una domanda? Riguardo a quel braccialetto. Oh, è molto vecchio, ne parleremo più avanti. Parliamo invece della tua festa a sorpresa. Ops! Adesso va a farti una passeggiata. Sicuramente la mamma non ha ancora terminato. A più tardi! Atomic Betty, ho delle cattive notizie. La tua navicella è stata dirottata con Sparky e X5 a bordo. Ci direbbe una trappola. Ne è sicuro? Bentornati sulla trappola nascosta, con la quale distruggeremo Atomic Betty per il vostro divertimento. Sì, direi abbastanza sicuro. Se Maximus vuole il suo show, gliene darò uno io. Però devo sbrigarmi. Mi aspetta una festa a sorpresa. Davvero? Una festa? È molto strana come idea. Buona fortuna, Atomic Betty! Attenzione! Vi presento ora Atomic Betty! Niente Betty, niente punti! Io invece un punto glielo darei. Ho sete per la torta! È deliziosa! Ci sono 437 malvagi in questo salone. Suggerisco di andarcene di qua. Alla navicella! E ora si passa al piano B. Corriamo! Mi dichiaro tutti in arresto! Ti do il benvenuto nel mio reality show, in cui la prima regola è che tu non festeggerai nessun compleanno. Wow, quel Maximus è davvero uno showman! Mi è venuta un'idea! Ci serve un piano! Bene, quale sarebbe l'idea? Ascolta qua, rubiamo i vestiti di un super malvagio e partecipiamo anche noi alla gara.
Voglio sfidare Atomic Betty in un incontro di lotta libera nella giungla. Eccellente! Tutti insieme nella giungla, allora. Mi piace. Sei solo patetica. È così che distruggeresti un nemico? Prendi questo! Aisiclea, tu non mi fai proprio paura. Ma Nuclea, lei sì che è pericolosa. Quella? Non riesce ad accendere una lampadina. Ehi, ragazze, ricordate, dovete distruggere me. Già, ha ragione. Davvero divertente. Siete due buone a nulla. Zero punti. Ehi, è arrivato Betty. Sorpresa! Spiacente, sono soltanto io. Siete tutti ridicoli. Dovrei sbrigarmela da solo, la faccenda. Oh, non è possibile, capo. Secondo il regolamento, i giudici non possono partecipare anche come concorrenti. Non ricordate più? Questo regolamento l'avete scritto voi! Ed è un signor regolamento così completo! Attivare la catena di Yabulite! Il prossimo chi è? Eccomi qua! Il camaleonte! Il camaleonte? Ma sono io! Questo è il mio nuovo modello di malvagità! Oh, che paura! Oh! Certo, davvero terrificante! Sto aspettando, voglio qualcosa di maligno! Svelto, X-File! Tu non sei il camaleonte! Sono io! Di certo non sai trasformarti in una mosca namiliana! Tu credi? Guarda qui! Oh. Conviene arrenderti ormai. Non sarà facile sconfiggere il capo, specialmente nel giorno del suo compleanno. È il compleanno di Atomic Betty? Potevate dirlo prima, no? Corriamo! Dovevi per forza aprirla, quella bocca? Questo missile farà esplodere Betty nello spazio proprio come se assistessimo ai più esilaranti fuochi d'artificio finali! Chi è il genio del male, eh? Io! Adoro i fuochi d'artificio! Nonna, se solo fossi qui, tu sapresti come aiutarmi! Questa festa è davvero un disastro! Chi si offre? Un volontario! Vengo io, figliolo! Magari troverò Betty lì dentro! Sarà un compleanno col botto! Nonna! Oh cielo! È passato un bel po' dall'ultima volta! Guardiano galattico anche tu! Ero in pensione, ma ho fatto uno strappo alla regola perché tu mi hai chiamata. Bel lavoro, guardiani galattici! Ci sono qui alcuni amici che vorrebbero dire una cosa. Buon compleanno, Betty! Oh, santo cielo, la tua festa! Forza, sbrighiamoci! Questa volta funzionerà! Abra cadabra! Sorpresa! Buon compleanno, Betty! Bella scenetta!
scusa, mamma, ma forse Penelope ha mangiato la mia fetta. Ti avverto, prima o poi ti prenderò, Atomic Betty! Quanti punti mi dai per questa? Sono io, il vero genio del male! Call me up, I'm your girl. Top chick in the alien world. Ain't got time for pink and lace. This girl's built for outer space. Atomic Betty and the fighting girl. Atomic Betty gonna rock your world. Atomic Betty, Atomic Betty, Atomic Betty, Atomic Betty, your galactic girl. Atomic Betty gonna save the world. Atomic Betty, Atomic Betty, Atomic Betty, reporting for Atomic Betty.